grazie, grazie dell'opportunità e l'intervento molto più sì, molto più limitato rispetto al precedente. Io ritorno su una piccola parte della realtà, che è quella della ricerca scientifica, della scienza, spesso sopravvalutata e come dire, usata per mistificare i problemi reali nella realtà, nella società, nel rapporto tra tutti. Mi riallaccio subito all'intervento precedente. Il vero problema che emerge è un problema morale, di integrità. E questa presentazione è praticamente in continuità con quanto fatto il 23 settembre 2016 al Senato della Repubblica sui procedimenti penali per i tumori professionali. C'è una copia del banco qua. E vorrei cominciare, prima di entrare nella sequenza delle slide, sono 9 slide, una è già passata, ne sono 8, quindi cercherò di essere coerente con i tempi. Ma volevo riprendere da quell'evento del 2016 alcune affermazioni. La prima di Benedetto Terracini, che intitolava il suo intervento in modo, diciamo, provocatorio, ma fino a un certo punto, forse sdegnato: profanazione della scienza in ambiente giudiziario. E parlava questo perché la sua esperienza di consulente di perito si trovava a volte di fronte delle affermazioni sostenute da alcuni periti di parte che non avevano quasi nulla di ponderato e di condivisibile, erano così strumentali da in qualche modo far sorgere, no, una reazione di tipo etico, è come quella che è stata sollevata rispetto al funzionario del Dipartimento del Ministero dell'Ambiente. Parlando con un collega americano di questa vicenda, perché è nota in tutto il mondo questa situazione, l'espressione inglese tratta dalle vicende giudiziarie per questi colleghi che in qualche modo profanano la scienza, gli usual suspects, i soliti sospetti, no? Quando c'è un reato dice usual suspect, chi si va a sospettare. In questo caso chi saranno le persone che in qualche modo fanno questa operazione? Quindi una prima considerazione: parlando di scienza, parlando di crisi della scienza, di perizie pseudoscientifiche e di ruolo dei periti in tribunale, c'è una comune base etica che dovrebbe essere condivisa, forse è una presunzione questa. Giorgio Duca in quella occasione parlava di non neutralità, diceva: è giusto che ci sia una non neutralità, la non neutralità di chi sceglie il principio di precauzione, nel dubbio decide di difendere chi può perdere la salute, o la non neutralità di chi
scende la via dei rimborsi esagerati. Quindi un primo principio per affrontare i problemi della scienza oggi è richiamare un principio di integrità morale. Sulla non neutralità, ecco, questo richiede una, come dire, problematizzazione aggiuntiva, perché tutti questi interventi che ho citato, sia Benedetto, sia Giorgio Duca, in qualche modo presuppongono che ci sia una scienza. Dall'altra parte c'è, no, un gioco degli interessi giustificato o non giustificato moralmente, ma che in qualche modo non è costitutivo, non mette in discussione la scienza di per sé. In realtà il problema è molto più grave. Il problema è molto più grave perché la scienza oggi è effettivamente in una situazione di crisi che viene giocata sul versante della scarsa riproducibilità, viene giocata sul versante della incertezza che governa tutte le questioni che riguardano fenomeni non deterministici come le malattie neoplastiche. Facile cercare, diciamo, una soluzione anche in ambito giuridico quando vige un principio di causalità deterministica, ma purtroppo una malattia neoplastica non è governata in questo modo. Vuol dire che in tutti i malati di quella particolare tumore, quella particolare forma istologica, non è detto che io ritrovi sempre la stessa esposizione, e non è detto che quella esposizione sia sufficiente a provocare quella malattia. È necessario il concorso di altre cause. Quindi abbiamo purtroppo, come nel tumore del polmone, soggetti che hanno il tumore del polmone e non fumavano, o soggetti che pur fumando non svilupperanno il tumore del polmone. Questo rende la valutazione intrinsecamente probabilistica. E quindi comincio, io qui volevo fare commenti sulla causalità generale, il ruolo dell'evidenza nei differenti contesti normativi, le differenti posizioni dei consulenti scientifici, il ruolo del giudice nello stabilire la verità, la corruzione nel processo di acquisizione delle conoscenze scientifiche, una disequità sostanziale nella distribuzione delle risorse scientifiche, delle disponibilità di esperti e consulenti e della loro qualità, e forse qualche considerazione di sistema. Ma vado rapidamente, ho già introdotto la difficoltà. Le malattie di cui stiamo parlando riconoscono un determinismo di tipo probabilistico. Questo crea delle difficoltà. La causalità generale cui noi parliamo in contesti probabilistici è una causalità statistica, possiamo vedere a livello di popolazione, possiamo sapere che in quella popolazione ci sono, come le ultime diapositive che ho fatto vedere, riuscì a scegliere, a Tamburi sono lo scenario 2010 8,5, cioè tra 8 e 9 morti in più all'anno. Se a Tamburi ci sono, supponiamo, 150 morti l'anno, io non so chi tra i 150 è in più rispetto all'atteso medio cittadino. Ce ne sono 8-9 in più, sono certo che sono 8, ma non so chi sono tra i 150 che sono deceduti. Quindi questo è il principio, noi questo lo riusciamo a determinare, che conseguenze abbia in ambito poi
giudiziario è materia di discussione. La causalità specifica è quella che invece si discute sul singolo caso. A volte no, si dice beh, è inutile discutere della causalità specifica se non è stata affermata la causalità generale. Ad esempio in cause che possono riguardano il risarcimento per gli effetti collaterali da vaccinazione, a volte la mancanza di una causalità generale impedisce la causalità specifica. Non è detto che sia così. Mi pare che in California sulla causa del glifosato è stata riconosciuta una causalità specifica, anche lasciando in sospeso il giudizio sulla causalità generale. Quindi questo è qualche cosa che lascio alla discussione. Il ruolo dell'evidenza scientifica nei differenti contesti normativi. Negli Stati Uniti o nei paesi dove vige la cosiddetta common law è completamente diverso che nei nostri, paesi. Nella situazione americana non c'è questa richiesta di neutralità. Cosa vuol dire neutralità? In Italia ci si trova nella situazione difficile in cui il consulente o il perito del giudice deve esprimere un parere neutrale. Si spende questo aggettivo. È un aggettivo che stride, perché se io devo pensare alla situazione anche semplicemente metodologica, non esiste un metodo che sia neutrale, dipende dal contesto. La discussione sulla significatività statistica, se è giusto o non è giusto esprimere risultati in questo termine, no, non ha senso, non è che è neutro. Allora ho una metodologia per quantificare l'evidenza empirica contro una ipotetica ipotesi nulla, si esprime tecnicamente. Non è vero, non c'è un'unica metodologia che è valida in assoluto, non è neutrale in questo senso, perché è il contesto, il tipo di studio e altre considerazioni che portano ad una scelta in un senso o nell'altro, anche senza scomodare il principio di precauzione. Però noi siamo in qualche modo dalla legislazione europea sostanzialmente posti in questa posizione di neutralità. Spesso si sostituisce questo con l'indipendenza. Questo dell'indipendenza è una cosa forse migliore da un certo punto di vista, perché il discorso dell'indipendenza ha a che vedere sulla interferenza di potenziali conflitti di interesse, di posizioni di parte nel giudizio, e quindi permette di agganciarsi al concetto di integrità professionale. C'è un codice etico professionale a cui si può fare riferimento. E quindi questo, dico, la profanazione della scienza di cui parla Benedetto Terracini in tribunale è avvenuta prima. La nostra scienza è profanata nelle nostre università, è profanata nelle nostre associazioni scientifiche. Non funziona più nel momento in cui si trova che degli articoli scientifici sono poi ritirati perché erano stati falsati i dati. Questa mancanza di integrità non è che la vediamo in tribunale, la portiamo in tribunale da fuori. Quindi c'è un problema che dobbiamo far presente prima. Il tribunale dopo cosa fa? Si trova immerso in una situazione ma che proviene da fuori. E la soluzione non può essere neanche una soluzione interna. Qualsiasi soluzione interna fallisce nel momento in cui la scienza di per sé ha perso credibilità e fiducia da parte della società. Quindi deve essere per forza un'operazione di creazione di un nuovo accordo
di fiducia sulle procedure che garantiscono la qualità della informazione scientifica, che è di tipo sociale, non di tipo professionale. E è chiaro che questo che io dico si riflette, no, nelle differenti posizioni dei consulenti scientifici. Una prima versione di questa diapositiva io avevo messo il richiamo alla scienza, no? Il supremo richiamo alla scienza, al quale non credo più neanch'io, la scienza come un qualche cosa molto più complesso e molto più compromesso. E è chiaro che questi richiami saranno più o meno retorici, più o meno convinti, più o meno interessati o disinteressati, a seconda della posizione del consulente. Si passa dal consulente della difesa, in questo elenco, al consulente del giudice nell'ambito del processo. Personalmente, nella mia esperienza personale, il momento in cui mi sento più libero è il consulente del pubblico ministero nella fase preliminare. Grazie alla magistratura, in questa fase sono stati fatti in Italia tanti studi epidemiologici che non sarebbero mai stati fatti per colpa della situazione italiana. Evidentemente ci sono difficoltà, ci sono poche risorse, ci sono poche professionalità, ci sono istituzioni che sono asservite a volte alle situazioni politiche contingenti, qui minuscola, e quindi non sono stati fatti degli studi. La magistratura ha surrogato questo, soprattutto in questa fase, per la mia esperienza personale. E il ruolo del giudice è stabilire la verità. È chiaro che c'è un ruolo del giudice nello stabilire la verità. Questo è ripreso da un articolo su epidemiologia e prevenzione, scienza e diritto in tribunale, dove si analizza una sentenza assolutoria del cosiddetto processo Smog di Firenze. Qui il giudice aveva deciso quali tra le centraline di monitoraggio della qualità dell'aria erano usabili per stabilire gli eventuali superamenti dei limiti di legge, quali invece non dovevano essere considerati. Quindi è entrato proprio in un ruolo estremamente tecnico, al di là di quello che in genere viene fatto. In genere il perito del giudice è quello che aiuta il giudice fornendo magari questo tipo di argomentazione. Quindi la verità, la scienza in tribunale è un qualche cosa che da un punto di vista sociologico viene definita coproduzione della conoscenza. Bisogna esserne consapevoli, c'è una scienza, il giudice non è che si richiama una scienza in assoluto, anzi la sta costruendo lui stesso in quel momento la verità. Quindi ridare anche, come dire, togliere un alone mistico di autorevolezza e vedere come questi processi sono comunque processi che hanno al loro interno una fase di negoziazione. La crisi della scienza è costitutiva perché la scienza ha perso la sua autonomia rispetto al mondo circostante. Il mondo circostante ne fa parte, la scienza fa parte del mondo circostante, perché è ormai una, come si direbbe, una tecnoscienza, è parte costitutiva dell'industria in questa civilizzazione. E questo lo ritroviamo in tante parti. Per esempio, noi siamo tanto preoccupati del colesterolo perché l'industria dello zucchero ha sempre finanziato quegli studi per nascondere la pericolosità dello zucchero. Questo è venuto fuori poco tempo fa, mi sembra un paio di anni fa, nel Journal of American Medical Association, quindi atto per dirne una che non sia la solita scontata affermazione sul fumo di sigaretta e il ruolo dell'industria del tabacco nel cambiare, nel manipolare lo stato delle conoscenze scientifiche. Faccio un altro esempio che riguarda il benzene. Nell'ultima monografia
dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, sul benzene, che è ancora presente tra di noi, perché la benzina verde ha il benzene, dovendo togliere il piombo, dato messo il benzene, e c'è nell'ultima monografia un riferimento al rischio di leucemia infantile nei bambini, e riporta uno studio in cui si dimostra nell'area parigina un aumento di rischio in funzione della distanza tra la residenza del bambino e le grandi vie di traffico. Benissimo, questa è evidenza, questa la portiamo in tribunale quando dobbiamo dire su cosa gli scienziati hanno trovato accordo, e quella si baserà il giudice nel prendere le sue decisioni. Però vi faccio notare che quello studio lì non era stato fatto per questo, era stato fatto per controllare il rischio di leucemia infantile in funzione della distanza dalle centrali nucleari francesi, che è un problema grosso, perché ci sono studi positivi soprattutto in Germania ma anche in Inghilterra. Lo studio francese era controverso, l'industria nucleare francese ha molti addentellati, finanzia questo studio che risulta equivoco, diciamo così, il risultato non è immediatamente interpretabile. Secondo alcuni è perfettamente coerente con il rischio trovato in prossimità delle centrali nucleari tedesche, secondo altri, gli autori stessi nelle conclusioni dicono che ancora c'è un forte margine di incertezza. Quindi gli autori che portano un risultato positivo di rischio di vicinanza alle centrali nucleari dicono che c'è incertezza. Il loro studio serve a dire che c'è un effetto del benzene e del traffico, bene, come l'industria del zucchero, che mette in evidenza il rischio del colesterolo, ma del rischio dello zucchero non lo troviamo. A parte perché non vengono fatti gli studi, visto che mi finanziano gli studi dall'altra parte. Quindi c'è una corruzione intrinseca nel processo di acquisizione di conoscenze che deve essere conosciuta fuori dal cerchio ristretto degli addetti ai lavori. Ruolo e responsabilità degli scienziati, quindi, è anche questo. Diventa un diverso tipo di etica che dobbiamo seguire. Il principio etico è quello della trasparenza, cioè dire come stanno le cose, anche nella fase di acquisizione delle conoscenze. La disequità è ovvia, questa è una diapositiva del costo dei processi sull'asbesto nel 1982 e nel 2002. Negli Stati Uniti, di fronte a queste cifre, al rischio di bancarotta, grossi impianti industriali, grosse compagnie possono permettersi di pagare esperti e consulenti che sanno fare osservazioni e obiezioni acute. Alcuni di questi restano nel limite della integrità, ora altri no, e qui il gioco diventa molto diseguale, perché è molto difficile per in ambito di processo contrastare alcune di queste obiezioni, e le capacità messe in gioco dall'industria non, disponendo di queste risorse finanziarie, non sono banali. Lascio la definizione di tipologie di reati, questa era semplicemente l'eterna discussione, se non fosse più utile giocare nell'ambito civilistico piuttosto che penalistico nel contesto delle certe tipologie di reati, e sono disponibili per la discussione. Grazie.
Allora, il programma si va a chiudere in mattinata con gli ultimi due interventi della mattinata, sposteremo quello di Michele Michelino nel pomeriggio e adesso interverrebbe Laura Mara e poi per l'ISDE Maria Filomena Valentina.